primo grande risultato, perché significa provare a lavorare tutti assieme, associazioni, amministrazione comunale, fra l'altro vorrei ricordare che anche Camera di Commercio è partner di questa partita, ha un ruolo importante, c'è il patrocinio di Regione Toscana, quindi c'è un convogliare di energie, di impegni e anche di risorse, quota parte di tutti, per la qualità e per il rilancio della città e del centro storico. Quindi un momento importante, io credo che sarà anche molto interessante vedere le novità che diventeranno anche un'attrazione turistica, quindi è un modello che è stato messo a punto da altre città, noi abbiamo deciso di mutuarlo anche mettendoci del nostro, perché poi ci sono le associazioni culturali, ci sono eventi che si intrecciano alla programmazione del Natale vero e proprio, quindi è una bella iniziativa che siamo fieri di patrocinare, di sostenere accanto ai commercianti. Allora, sabato 17:30, accensione del grande albero nell'area pedonale di Piazza Berlinguer, sarà anticipato alle 16 dalla inaugurazione della casina di Babbo Natale, ma l'accensione di quel mega albero, di quell'albero enorme di 12 metri, frutto, e questo ci tengo a sottolinearlo, frutto del lavoro e dell'impegno di tante associazioni, quell'albero è stato finanziato, e questa è la parola che tengo particolarmente a sottolineare, finanziato da tutte le associazioni del territorio, non le cito per non fare torto a nessuno, ma da tante associazioni del territorio, che ci stanno aiutando anche nella gestione poi della casina, l'accensione dell'albero che all'interno ha un meccanismo un po' anche divertente, per cui partirà una musica e con la raccolta di tutte queste monete raccolte all'interno di questa gettoniera vorremmo finanziare un progetto legato all'ANFAS, per cui un Natale sicuramente, un Natale importante, un Natale che ci fa dimenticare forse anche dei brutti pensieri, ma un Natale che aiuta anche le persone meno fortunate, e questo è, diciamo, la cosa che ci rende anche un po' orgogliosi di questo progetto. Perché l'accoglienza è sempre qualcosa che ha contraddistinto la nostra Poggi Bonzi, anche proprio per come è localizzata. Quindi è sicuramente una parola per noi centrale per il nostro Natale 2024, che vede impegnate tutte le piazze principali della nostra città con illuminazioni e installazioni particolari, a partire proprio da Piazza della Stazione, dove c'è un'installazione speciale volta ad accogliere sia il flusso turistico da più lontano, ma anche tutte le cittadine e le cittadine dei posti limitrofi e della Val d'Elsa. Quindi siamo qui per accoglierli, sabato si accenderanno le luci e vi aspettiamo davanti al nostro albero che è alto 12 metri, qui per accendere il Natale a Poggi Bonzi.